Salve amici, benvenuti a questa nuova edizione delle pizze di Teo. Un grande fermento qui alla pizzeria Made in Italy perché è ripartita con la nuova stagione il programma che voi preferite, perché è il programma che vi insegna a fare le buone pizze fatte in casa. E abbiamo qui il padrone di casa, Teodoro Chiancone, che io inviterei a venire qui alla... Vieni, vieni, vieni Teo. Buonasera, buonasera, buonasera. Allora, ciao Teo. Come va? Come hai passato queste vacanze? Ho viaggiato tantissimo e ho visto posti e culture nuove. Quindi? Sono stato in Puglia, ho visto un mondo nuovo a Manfredonia per l'esattezza e una civiltà che è tutta da riscoprire. Quindi, dimmi una cosa, ma questo tuo viaggiare ti ha portato nuove ricette, nuove idee per le tue pizze? No. No, no, perché no. Mi faccio sempre gli affari. No. Allora, dai, andiamo subito, non perdiamo tempo. Cosa ci proponi? Oggi, allora, cominciamo, ci avviciniamo, sfioriamo l'autunno. Sì. Cominciamo a fare cose, diciamo, un po' più pesantucce, no? Andiamo con un cavolo rosso, torniamo con il guanciale e infine metteremo la burrata, i carciofi, però... Usiamo una tecnica che non vi ho mai fatto vedere, lattaten. Lattaten, cosa lattaten significa? Lattaten è praticamente una cottura francese, si usa per fare, loro la usano per fare le torte specialmente, mm-hmm. Quindi una cottura al contrario, gli ingredienti vanno messi sulla base, sulla teglia, la pasta sopra, quindi cosa succede? Gli ingredienti sprigionano questi vapori, questi aromi che spingono nella pasta, quindi è... questa pasta morbida sopra, croccante sotto, ed è tutta da vedere. La potete fare a casa perché è semplicissima, la solita teglia, quindi io adesso uso una teglia 60-40, però a casa userete la vostra teglietta standard, e una pagnotta da 550 grammi a casa, quindi io adesso ne uso una da 1 kg, 1 kg e 100, teglietta misura di casa 550. Ho visto che hai preparato anche della carta forno sulla teglia. Allora, attenzione, perché devo isolare l'ingrediente dal ferro, cioè tra il ferro e l'ingrediente mettiamo appunto una carta forno, e in uscita vi farò vedere perché, con l'accento sulla E, ok? Andiamo. Vado? Allora, prima di tutto prendiamo i nostri carciofi, che inizialmente, cioè già tagliati a spicchi, li distribuisco in modo un po' ortolano. Ortolano vuol dire... Così, a caso. A caso. Perché l'ortolano quando va fa a caso, no? Non lo so. Non lo so, speriamo, sì. Speriamo di no. Però a me piacciono queste distribuzioni così un po' a casaccio perché... Perché rende più questo... rustica la pizza. Esatto, quindi... ma hai tolto le parole di bocca. Sì. Esatto. Sai, mi sei mancato tanto in questo periodo. Sì, ma anche tu, periodo. Anche tu. Mi è mancato il programma, però mi ha dato modo di riflettere, di pensare, di appunto visitare culture nuove come i pugliesi. Guarda, a me, Teo, devo dirti la verità, sono mancate di più le tue pizze. Sì, beh, lo metto in dubbio. Anche se tu mi sei molto simpatico. Io, le tue pizze in particolar modo. Mi io tra l'altro ho avuto modo di andare in palestra, allenarmi, dimagrire. Ma sai che anch'io ho fatto la dieta che avevo promesso ai nostri amici ascoltatori, ho fatto questa dieta per i bambini che hanno bisogno, sì. Che hanno bisogno di ricostituire un fisico nell'età dello sviluppo. Certo, capito? certo. E quindi ho mangiato durante tutta questa estate. Io poi amo sempre usare condimenti molto leggeri, quindi diciamo difendo molto i rotoli. E... Allora, abbiamo messo carciofi e guanciale, perché il guanciale con la cottura sprigionerà questo sapore, aroma questo molto sapore particolare. Spettacolare. Mm-hmm. Comincio il massaggino. E ogni tanto mi sposto, destra, sinistra, in funzione okay. Al tuo adesso, lavoro. Mi brucia un po' l'occhio perché una goccia di sudore mi sta cadendo dentro, però... Allora, non dobbiamo tirarla più di tanto, cominciamo, la adagiamo, partiamo da un angolo, in modo che poi, stirandola, stiro anche le fibre che rilasceranno poi zuccheri, ok, e in cottura mi dà... un caramello come io
richiedo, no? Come io voglio. Ricordiamo ai nostri amici che la pizza va stirata a più circa 21 gradi. Sì, perché se è troppo fredda, esatto. Quindi c'è uno shock termico troppo forte, gli zuccheri sono ancora, diciamo, cristallizzati, invece si devono... Quindi mi raccomando amici, non stirate mai la pizza fredda di frigo perché non ce la farete mai, è molto elastica, torna indietro. E soprattutto non stiratela, non stendetela col mattarello, con le mani, perché appunto questo massaggino, questa firma che io vado a dare, determinerà poi la cottura. Adesso io darei la pizza a Simone, vai! Andiamo in cottura più o meno per 8 minuti. A quanti gradi? Andiamo a 290 gradi. Nel forno di casa andremo a 220 gradi, la potenza 250, massima. 250, che poi non sono mai 250 reali, per però potenza minuti? Massima. E potenza massima col forno di casa 10-12 minuti anche. Okay. Attenzione, col forno di casa, per non farla seccare, piuttosto con uno spruzzino e dell'acqua diamo un po' di umidità. Sopra. In modo che proteggiamo, prima di infornare. Okay. In modo che proteggiamo la pasta da... Non la facciamo seccare e non la facciamo bruciare, quindi aggiudicato. E... attendiamo che la pizza cuocia. Sì. Ed è arrivato il momento, okay, di sfornare questa fantastica pizza al contrario, pizza capovolta. Come si chiama questa pizza? Hai dato un nome particolare, Teo? No, beh, io le chiamo Taten, poi mi diverto io con le ricette. Okay. Dunque, amici a casa, non avete una teglia, prendete un piatto, quello, un altro contenitore. E capovolgete la pizza. Copriamo. Con degli stracci, mi do una mano. Attenzione a non scottarsi, eh. Infatti perché. E giro. Ok. Adesso, guarda perché ho messo la carta forno. Sono curiosissimo di vedere com'è venuta questa pizza. Allora, la carta forno mi ha protetto i condimenti. Adesso... non è finita qui. No, non è finita. Io ci aggiungerei delle patate viola. Delle patate viola, e dove si vanno a prendere, Teo, le patate viola? Ma io le vado a prendere dal mio contadino di fiducia. Che ha le patate viola. Che ha le patate viola, praticamente prende una bomboletta di vernice e le fa viola. Diciamo, no amici, non fatelo a casa. È una patata viola che si usa molto per fare gli gnocchi. È molto dolce, quindi ha un sapore particolare. Assaggeremo anche questa patata viola. Io devo dirti la verità, non ero conosco la patata dolce, ma la patata viola francamente... Beh, bella anche perché guarda che risultato che dà. Eccezionale. Adesso, io in cottura ho messo del guanciale per sciogliere, dare un po' di grasso. Però ci metterei anche del prosciutto cotto, che si sposa da Dio con i carciofi. Guarda adesso che bellezza. Mettiamo le pizze, vedi come faccio io? Cioè le pizze, scusate, le fette arricciate che danno un po' più di volume, perché anche a casa dovete fare un po' i fighetti, dovete far vedere ai vostri ospiti che cosa siete in grado di fare. Bisogna dire che la presentazione del piatto ha una certa importanza, certo. Quindi saper disporre tutti gli elementi che compongono questa pizza in modo che anche visivamente abbia insomma un suo senso, e certo. Devo dire che stai discutendo questo prosciutto molto bene, poi insomma è tanto questo prosciutto. Sì, facciamo vedere che non ci mancano i soldini. Non fai economia negli ingredienti. No. Adesso con la burratina, è un equinozio di sapori. Un equinozio? Non so come mi è venuta. Vabbè, non mi piace. No, l'importante è appunto che si bilancino bene questi sapori, certo. E di conseguenza, insomma, tutto quanto è sulla pizza, poi si sposi bene. Ma l'importante è che io adesso, attraverso questa pizza, ti ho trasmesso delle sensazioni incredibili. Adesso, quando tu vai in diretta di là, certo, esploderai di gioia, perché... No, soprattutto devo dirti, esploderò, perché c'è talmente tanta roba su questa pizza, ma mi ha già fatto venire la polina in bocca, Teo. Diamo una girata di olio sempre, e via. Io direi che è arrivato il momento dell'assaggino. Ah, non torna in forno questa pizza? No, no, questa è pronta così. Ok, non vedo l'ora di assaggiarla, guarda, ti preparo il piatto. Allora. Attenzione. Adesso, attenzione, amici. Ti ho detto che... Sì. Sotto avrai la croccantezza e sopra
resta morbida perché abbiamo passato alla pasta tutti gli elementi degli ingredienti. Non troppo grande, mi raccomando, eh? Guarda quest'angolino, okay, qua. Perfetto. Allora, portiamola nel piatto. Signori, ed ora, signori, amici, attenzione, attenzione. Per voi, solamente per voi assaggerò. Solo per voi, eh? Questa pizza che, insomma, già solamente a vederla così a me fa venire veramente la colina in bocca. Io non perdo ulteriore tempo, l'assaggio. Senti la morbidezza sopra? Proprio si sente croccante. Allora, morbida. Sento la morbidezza della patata che sta tra la pasta e il prosciutto. Si sente molto forte il sapore del guanciale sotto, sì, ma soprattutto c'è questa croccantezza sotto che non so se riuscite ad apprezzarla, amici, ma è qualcosa di eccezionale, perché anche a livello tattile sotto hai la focaccia, sì, hai capito? E sopra hai la pizza. Come tu usi la cottura al rovescio, ti si presenta, capito, croccante e morbido. E tra l'altro un leggero livello di acidità, perché portiamo l'impasto ad acidificare leggermente, quindi è un equinozio, si dice equinozio. Beh, qualsiasi cosa sia, una pizza eccezionale, amici. Io veramente vi consiglio, innanzitutto provate a farla a casa, vi divertite sicuramente. Ma è divertentissimo, bellissimo. E poi comunque quando venite qui al Made in Italy in via G di Vittorio 13 a trovare Teo, insomma, chiedetegli. Guardate sempre la mia pagina pizza Facebook, il mio sito teochiancone.com, dove troverete le novità, tutte le ricette più pazze del mondo. Quindi vi aspetto. Ma soprattutto, quando... scusami, allora, prima che iniziasse questa puntata, ti è arrivata una telefonata, sì, e ti hanno chiesto un'informazione sul lieviti. Sul lieviti, ok. Sì. Signora, allora, ma che... No, Teo, passa il tuo numero di telefono, perché, amici, oltre a mangiare una buona pizza da Teo... Sì, sì, c'è, prenderete la possibilità... gli schiaffi da me, capito? C'è la possibilità... Le pizze di Teo... C'è la possibilità anche di chiamarlo per chiedergli qualche informazione. Quando volete, giusto? Certo. Passa il tuo numero di telefono, il numero della pizzeria ovviamente. 02 95 48 337. E se non esce Lambo, io mi licenzio. Porca miseria. Amici, rimanete lì, non cambiate canale, perché ora torno in diretta per avere richieste. Alla prossima. Alla prossima, che sia, chissà di poterti avere in studio una di queste, sì, puntate. Sì, no, no, un saltino lo faccio perché è bellissimo quello studio lì. Sei invitato ufficialmente. Va bene. A dopo, amici. Ciao. Ciao, ciao.